È una statua della Vergine Maria che verrà inaugurata domenica 14 nella messa all'aperto delle 18:30 della vigilia dell'Assunta e poi verrà nuovamente benedetta alla messa successiva del giorno dell'Assunta del 15 sempre alle 18:30 nella messa all'aperto. È una statua della Madonna che abbiamo voluto dedicare alla strada anche dell'Adriatica che purtroppo, come sappiamo tutti, ha subito in questi anni tante vittime innocenti della strada, e allora è una preghiera speciale, sarà per tutte le vittime della strada. Io stesso purtroppo ho celebrato qualche funerale in questi 3 anni che sono qui, e poi pregheremo per tutti noi affidando le nostre intenzioni alla Vergine Maria. È una statua alta 1,20 m e la cosa importante è che si vedrà per un lungo tratto dell'Adriatica, quasi mezzo chilometro, la notte illuminata, sarà illuminata tutte le notti e sarà visibile anche dal mare qui di Torrette. Arriva direttamente da Medjugorje, è stata donata da uno dei nostri parrocchiani che ha voluto dedicare quest'opera alla Vergine Maria per manifestare anche la sua devozione, quindi lo ringraziamo, tutta la comunità lo ringrazia. Quindi invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a queste due celebrazioni di domenica 14 alle 18:30 e di lunedì sempre alle 18:30 per affidare le nostre intenzioni alla Vergine Maria e pregare per i nostri fratelli vittime della strada.